Gli abitanti della dimensione XYZ stavano bene finché non siamo arrivati noi a sconvolgere il loro mondo senza nessun riguardo, ma come mai? Ma chissà perché gli abitanti stavano bene finché non rompete le palle? Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution Saga di Yu-Gi-Oh! Arc V. Nello scorso episodio ho fatto solo due duelli, lo so, avrei voluto farne tre, ma ne ho fatti due per motivi di tempistica. E erano il duello infinito, abbastanza fattibile, e una vendetta veloce, ancora più facile. Oggi invece si inizia con Uniti per resistere, siamo nel clou, proprio nel punto massimo della trama. La bellezza, insomma. Mentre Yuya e gli altri lancieri furono teletrasportati nella dimensione Xyz, Zuzu fu spedita altrove. Oh no, sono nella dimensione fusione, come fa a saperlo non si sa. Fermati, se mi catturano mi porteranno all'Accademia dei Duelli, dritte nelle mani del professore. Il professore matto. Non è via d'uscita! Eccola qua, Alexis Rhodes! Tra l'altro, Alexis Rhodes è la famosa cantante dei Guns N' Roses della dimensione fusione. Sapete, no? Ferma! Se volete duellare, dovrete affrontare me. Ferma? Ferma, guardia, ma la guardia non è. La fa, forse. Ferma inteso come forza Obelisk. Che cosa esce? Oh, ho vinto. Allora, a caso il potere. Però, allora. Niente, inizio per primo. Va bene, va bene, va bene. Ok. Attiva. Ah, questa è una carta terreno, va bene, attiviamola. Ok, evoco, mangio dalle 10.000 mani e plasmano il mondo. Sì. Ah, oh, che carte interessanti. Cyber Angelo Brush. Mi piace come nome. Mi piace come nome, sì. E termino qui. Bene. In realtà so cos'è, non è che mi piace il nome, so cos'è. Ma tre mostri così? Vabbè però. Che fa? Torna in mano. Va, è finito? Ce l'hai fatta a finire? Meno male. Allora, aspetta. Oh! Potrei fare la giocata del secolo. Ok, prendo rituale. Ok. Ok, potrei fare una grande giocata. Solo 5 ne vuole. Ma beh, solo 5 ne vuole, perché faccio sceglierlo? Attacco. Tanto l'attacco viene annullato, no? E vabbè, guadagno life point, ok. Sì. Se scegli Cyber Angelo, l'attacco viene annullato, giusto? Ok, allora. End phase. Va bene, distruggimi l'angeletto piccolo, dai. Quello te lo permetto. Vuoi attivare l'effetto? Sì. Certo, cattivo l'effetto, che sono scemo? Eh sì, cattivo l'effetto, oh! Ma che stiamo a scherzare? Oh! Mi prendono per scemi questi. Evoco il Manju? Il Manju? Eh sì, attivo l'effetto. E mi prendo rituale della macchina qua. Oh, allora. Allora. L'attivo. Boia, amico mio, che ti succede ora? Ti prenderà un bel mal di testa, amico mio. Sacrifico un altro angelo Varash e evoco angelo Varash. Mamma mia! Ma. Perché mi ha cliccato sul no il bastardo?
Potevo distruggergli quel mostro dannato maledetto. E potevo attaccare due volte durante la Battle Phase. Potevo attaccare due volte. Perché hai cliccato sul no quando ho premuto col tasto sinistro, maledetto? Mi hai tradito per l'ultima volta, Mouse. Con te da oggi ho chiuso. Sì, attivo l'effetto di Cyberangelo. Dannazione. Cosa fondi? Fonde lui, fonde. Lui fonde. Perché la fonde? Perché lo fonde? What? Ah. Ma non è furbo. Allora, questa che fa? Ok, interessante l'effetto. Attacco con l'angelo. Ok. Attacco con qua il tizio. Attacco con 1400. E attacco con 3000. Allora, nonostante il fatto che il mouse inspiegabilmente abbia cliccato sul no, nonostante io abbia premuto il tasto sinistro, lo senti? È il sinistro. Questo è sinistro, lo senti come fa clickity click? Non ha funzionato. Ok. Lui mi vuole distruggere a tutti i costi. Ah, che palle! Attivo l'effetto, sì! Non lo capisci? Tu non hai capito niente allora, amico mio. Ok, interessante. Attivo l'effetto. Basta provarci, basta! Smettila! Se te l'attivo una volta, te l'attivo anche l'altra. Basta, falla finita. Posso andare? Oh, allora, toh, beccati sti 500 danni. E poi finiamo il duello. Oh, e allora? Che fai? Attacca. Oh, ma roba da pazzi. Uno clicca una cosa, te ne esce un'altra. Oh, dopo non so giocare, grazie al cavolo, per me è una cosa ben altra. E non mi fa girare sta cosa, eh? Però ho vinto. Almeno. È incredibile. È davvero incredibile. Senti, come ti chiami? Non me l'hai detto. Sai, stavamo duellando. Io mi chiamo Zuzu. Sì, Zuzu Boyle, tu chi sei? Alexis Rose, cantante di Guns N' Roses. Mi chiamo così. Allora, Zuzu, che cosa vuoi fare? Vieni o no? Ma... insomma, perché no? Questo è un luogo sicuro. Un luogo per i ragazzi? Come te, che sono scappati dall'Accademia Duelli. Ma io non sono scappata da... Zitta, non glielo dire. Dove ci troviamo? Benvenuta nella nostra accademia, la scuola di duelli Yusho. Ma cosa? E questo è il nostro preside. Oh, il signor Sakaki. What? Ehi, 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 aspetta, ma il papa di... Cosa? Non può essere lui. Vabbè, andiamo con l'ultima carta, nuovo duello. Il padre di Yuya, Yusho Sakaki, spiegò perché abbandonò la dimensione standard. Ovviamente lui può abbandonare la dimensione come gli pare e piace. Il Lio Akaba che conoscevo era una persona ragionevole. Pensavo che parliandogli direttamente avrei potuto convincerlo a fermare le invasioni. Quindi ho usato il trasportatore della Yo Corporation per teletrasportarmi in altre dimensioni lasciando la mia alle spalle. E con essa, Yuya. Per caso fu il giorno in cui, sì, fu il giorno in cui avrei dovuto difendere mio figlio da Sledgehammer. Ma invece di raggiungere l'Accademia, come era mia intenzione, sono finito in una dimensione completamente diversa, la dimensione Xyz. Ma sai, anche se avevo sbagliato destinazione, quel posto non era male, finché l'Accademia dei Duelli non l'ho invase. Alexis, puoi dirmi perché zoppica? È rimasto ferito in un duello contro Aster Phoenix, ma perdo una gamba duellando. Nel frattempo, nella dimensione Xyz, Yuya dovette affrontare Aster Phoenix. Ok, ma che mano ha qui? Il tuo nome è Sakaki? Non dirmi che sei il figlio di Yusho Sakaki. Lo conosci anche tu? Immagino che fosse davvero un eroe da queste parti. Direi più una nullità, tuo padre potrà anche essermi sfuggito. Ma tu non ci riuscirai. Forza Obelisk! Nani? Ah! Ma chi è Kite? Quelli della Forza Obelisk fanno sempre ga! E basta allora. Pare sia arrivato appena in tempo. Yuya, non preoccuparti per i tuoi amici, ci penso io. Ma allora io e Aster Phoenix facciamo un po' di spettacolo, dai! Dai! Scelgo forbice o forbici per primo. Non mi piace. Anche prima ho iniziato per primo, ma ho vinto. Però non male, eh? Non male davvero.
Evochiamo artista amico Pug. Non Plug, Pug, è diverso. Evochiamo carta strega. L'evochiamo qui, carta strega. Bene. Certo che attivo l'effetto, amica mia. Oh, e mandiamo questa qua. Attiviamo l'effetto. Vai, ragazzi miei. Ragazzi miei, come me la gioco, come me la gioco e me la canto. Vai, attiva l'effetto. Una polymer a me. Muchas gracias. E l'attiviamo subito, vai. Neanche ho visto quello che c'ho nell'extra deck, ma l'attivo. Bello. Bello davvero, vai. Drago e streghetta. E vabbè, principessa qua, quello che è. Mamma mia ragazzi, proprio gioco senza guardare le carte. Ormai ho la mente quantica. Il mio cervello si espande sempre di più ogni duello che faccio. Ma come faccio? Come faccio? Incredibile. Bella questa, porca miseria che bella. Fermati. È bellissima. Ah, l'effetto non è male, però attivo anche... Ah no, attualmente, non ha senso attualmente. Attivo l'effetto di artista amico Pug Pugnaliere e riprendiamoci la streghetta. La principessa, sì, la principessa, va bene. Va bene. Allora, posto? Finito? Ok, bene. Ho controllato perché non mi ricordo bene qui l'extra deck particolare. No, no, vabbè, no, no, no. Allora. E tu mi dici 1600, però è un eroe. E no. Attivo richiamo pendulum. Scarto questa qui dalla mano. Mondo sorridente. Prendo uno e due. E in mano mia. Ma non è tutto. Posiziono nella zona pendulum mago mira stelle. Ed evochiamo tramite evocazione pendulum mago mira tempo. Non posso attaccarlo perché ha l'effetto di decisore, re del destino. Ma tranquilli. Fa tutto parte del mio grandissimo piano. Fa tutto parte del mio grosso, enorme piano. Attacco però in questo turno la carta coperta. Ok, lui ora ha tre carte. Qui saranno sicuramente la stessa fusione, Xyz, quello che è. È ancora coperto, quindi non può giocare allora. Non ha mostri per giocarla. Continuo ad attaccare la carta coperta allora. Wow, 2007, questa è tremenda, eh. Senza attributi 2007. Certo, l'effetto è un po'... beh, però... però ci arriva a 3000, no? L'effetto forse gli fa male. 2008, visto... oddio, questa me la ricordo! Mi ricordo il nome! Non è giusto però. Non posso neanche arrabbiarmi. Non posso neanche arrabbiarmi. È stata bellissima sta giocata. È stata bellissima. Non posso neanche arrabbiarmi. Bellissima. Vediamo un po' che succede ora con sto duello. Vado per secondo. Ah, non male. Mi piace andare per secondo sempre. Vabbè, dai, si parte per secondi a sto giro. Oh, però. Oh, se prendessi in mano una polymer avrei già fatto. Carte strega, sì, posso fare carte strega, attenzione. Evoca questo, evoca. Ti aggiusto io. Allora, evocazione di carte strega. Potrebbe andare come primo duello, però. Chissà. Chissà come andrà. E ci prendiamo polymer in mano. A questo punto attiviamo la polymer. Fondiamo. Vabbè, ci prendiamo ovviamente qua il drago fantastico. E via. Sì, pugnaliere è un guerriero. Però no, preferisco prendere lui. Tanto lui. Aster Phoenix non mi pare che si carica IPS. Quindi. Il cavaliere coraggioso non serve. Allora. Sì, attiviamo l'effetto di pendulum. E tutti quanti gli attacchi diventano zero. Evochiamo il pugnaliere nella zona pendulum. Posizioniamolo nella zona pendulum. E ovviamente attivo anche l'effetto di pugnaliere, che mi permette di prendere un artista amico dal cimitero. Guarda un po' chi si rivede. Hello! Mm.
Ah, prende solo 1000 di danno. Allora, che è successo qua? Ma lo evoco? Ma sì. Ma... va bene. Tanto per fare il meme, no? Evochiamo artista amico Vertical Procione. Se viene distrutto, faccio tornare in mano una carta del sotterreno, non importa di chi. E va bene allora. Ah, viene evocato lui. Va bene. Ok, ha due mostri comunque. Ah, il pugnaliere lo evoco allora, sacrificando qua il procione. Beh, l'effetto è interessante, però il pugnaliere ha 2000 di attacco, ciccio bello. Dai, non possiamo assolutamente non farlo. Uno se ne va e l'altro non è, a meno che non è... ah, la pancia, che dolore. Eroe del destino, difensore. Oh, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh no, 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 pezzo di palle. Nel frattempo evoco maga sintonizzatrice e gioco richiamo pendulum per prendermi due maghi dal deck. Allora. E ora. E ora mi sale proprio la tremarella. Mi pizzicano le mani, mi pizzicano. Mi pizzicano le mani. Calma, evoco pendulum, mago miratempo. Ora si vedrà il grande piano di Andre Link. Un piano che è proprio ideato al momento. In attacco, sì, non importa. Iride del cielo. Attivo il suo effetto. Sacrifico il mago pendulum. E mi prendo drago pendulum. Occhi diversi. Attivo polimerizzazione. Eh sì, amico mio. Si torna in pompa magna. Uno e due. Qua, in attacco. Attivo l'effetto di drago pendulum, occhi coraggiosi. Attacchiamo con pendulum. Difensore, perché difensore fa paura. Non posso attaccare però con lui. Questo è un grande downside. Ma questi qui rimangono a zero. Ah, ti fa così ora. Si stringe il culetto. Ah, oh, attaccato. Il campo è vuoto. A parte quelle due carte coperte che potrebbero farmi molta paura, eh. Oh no, ma perché? Sei un palle. Evoco mago miratempo dalla zona pendulum tramite evocazione pendulum. Sì, lui sta nell'extra deck tramite evocazione pendulum. Allora, in attacco, ovviamente. Ah, qua sopra lo mettiamo. Benvenuto, bentornato, salve. Spero abbia passato una buona vacanza. Ha fatto l'astuzio! Ha fatto dell'astuzio! Vabbè, alla fine del turno perde 2000 punti d'attacco. Potrebbe sacrificarlo per giocare un'altra volta d'astuzia. Ma non lo fa, va in difesa. Io mi sfrego le mani come Johnny Sins. E c'è il drago pendulum! Però vuole due tributi lui. È un po'... un po' prepuziello lui, eh. Con questa distruggiamo questa. Ciao ciaone. Con questa ti distruggo questa, ok. Arrivederci. E attacchiamo col mago miratempo. Meno 1200. Master Phoenix si sta stringendo? Si sta stringendo il sedierino? Eh? Fa così, fa, eh? Paura! Lo so che ti fa... lo so che ti fa paura! Non è più niente per contrastarmi. Oh, solo 1600 life point rimanenti. Se ribalta la situazione io spengo il gioco. Lo faccio davvero. No, no, se la ribalta lo chiudo. Ci rivediamo la prossima settimana. Attacchiamo ovviamente con
Pendulum, occhi coraggiosi, perché si sa mai che roba potrà. E Pugnaliere? Fatta. Proprio una vittoria questa di quelle belle. Quell'intrattenitore mi ha battuto di nuovo. Assurdo. Come di nuovo? Aster, che cosa stai facendo? Quello che avrei dovuto fare molto tempo fa. Lottare per ciò che è giusto. Amo che ha perso a posto. Tutto perdonato. Yu-Gi-Oh! Suo padre quando duellano trasmettono ottimismo ed entusiasmo. Non paura. Anche noi dovremmo seguire il loro esempio. Gli abitanti della dimensione Xyz stavano bene finché non siamo arrivati noi a sconvolgere il loro mondo senza nessun riguardo. Ma come mai? Ma chissà perché gli abitanti stavano bene finché non rompete le palle. Che è un po' quello che sta succedendo nel nostro mondo. Fa pensare. È giunto il momento di guardare in faccia la realtà e ammettere che il progetto del professore non era altro che una guerra di conquista mascherata. No! Adesso che ho perso lo riconosco, ma prima finché vincevo, chi se ne frega, stavo bene io. Degli altri non me ne può fregare di meno. Eh? E ancora devi mettere in riparo tutti i danni che hai causato, bravo. Sì, ricostruiamo quello che abbiamo distrutto. Sono felice di avervi a bordo. Sono sicuro che lavorando insieme metteremo la parola fine all'assurda guerra provocata dal professore. Più tardi quel giorno, Aster e Yuya discussero su come poter raggiungere la dimensione fusione. C'è un teletrasportatore collocato nel quartier generale. Allora, andiamoci. Che aspettiamo? Dal dispositivo direttamente all'Accademia. Per caso hai avuto modo di chiedere alla tua squadra notizie di Zuzu? Per quel che si ricordano, purtroppo dicono di non aver visto nessuna ragazzina coi capelli rosa. Va bene. Shingo, mettiamoci in viaggio. Ok, siamo tutti pronti. E io sono pronto a chiudere questo episodio, basta. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. In descrizione, come sempre, link di Instagram e Telegram dove pubblico gli aggiornamenti e memini che non pubblico da nessun'altra parte. Faccio meme quando mi viene l'ispirazione, sì. Ma fanno schifo, quindi non so se vi conviene. Ad ogni modo, noi ci vediamo ovviamente al prossimo episodio. Bye bye.